In questa bellissima pubblicazione troviamo piattaforme, baleniere, mammiferi marini in una narrazione che avvolge e coinvolge non solo gli appassionati del green to cure, dell'ecologia, ma anche chi ha voglia di sognare e imparare la vita che si conduce tra le onde. Bisognerebbe chiamare la Terra oceano perché tutte le masse terrestri sono isole, lo dice un'icona dell'oceanografia contemporanea.